quello legato appunto a una manifestazione dedicata al libro, quindi alla letteratura, e cioè quella che viene definita la madre di tutte le culture. E, ecco, magari io parlo così a pezzi e intanto magari passo la parola a coloro che hanno collaborato. E innanzitutto vorrei partire dalla Cassa Rurale di Caldonato, che è il nostro main sponsor, che ha creduto in questa iniziativa, ci ha sostenuti, per cui io passerei la parola al vicepresidente, la dottoressa Montermini, per un breve saluto. La cultura ha una parte fondamentale per la nostra comunità, cioè sicuramente è molto importante lo sviluppo di questi sensi della cultura. Noi siamo ben disponibili a finanziarla, siamo felici che si sia arrivati alla realizzazione di questo progetto molto importante e ci auguriamo che abbiamo un ottimo riscontro da parte del pubblico, insomma sarebbe anche questo molto importante. E ringrazio tutti i partecipanti e tutti quelli che hanno lavorato per il buon lavoro per questo evento. Grazie dottoressa. Prevengo una domanda, siccome mi hanno fatto già in tanti, ma voi un altro pezzo della letteratura, c'è Gian Manto, l'altro già Pordenone. Allora, io vi dico subito che noi, io personalmente ripugno ogni paragone perché sono ben cosciente dei limiti che abbiamo, siamo all'inizio di un cammino e abbiamo la piccola presunzione di essere qualcosa di diverso, un neonato che sta venendo al mondo e che ha intenzione di vivere in maniera un po' diversa da come si è vissuto fino a quel momento. Perché questo? Perché questo deve essere un festival all'insegna della leggerezza. Quella leggerezza di cui parlava Italo Calvino nelle lezioni americane, lui parlava di letteratura, di scrittura, non andiamo tanto lontani. Siamo in un momento storico in cui il mondo sembra tendere un po' alla pesantezza, alla pietrificazione, per cui è bello immaginare di provare a cambiare l'approccio a questo mondo, cercare di guardarlo attraverso un'altra ottica, e interpretarlo attraverso altri metodi di conoscenza. La leggerezza, attenzione, non è superficialità, non è vaghezza, ma come diceva Calvino è precisione e determinazione, quindi è l'esatto contrario. Noi invitiamo gli autori e chi parteciperà a questo festival ad essere leggeri come Don Chisciotte mentre viene sbalzato in aria dalle palle del mulino, leggeri come, tanto per scomodare il mito, come il Perseo, mentre reggendosi sul vento e sulla nuvola, riesce a uccidere la Medusa senza rimanere pietrificato. Non solo perché è sulla nuvola, ma perché la guarda da un'altra ottica, la guarda riflessa attraverso il suo scudo di bronzo. Mi sembra una bella metafora, insomma, per dire questo nostro intento. Ecco, un'altra delle istituzioni che ha creduto in questa manifestazione, che ci ha sostenuto fin dall'inizio, è l'azienda L'APP del Basso delle Vacanze, di cui abbiamo presenti qui il direttore Gian Maria Marocchi e il presidente, ex presidente, ancora vicepresidente, allora presidente Massimo Ost, che inviterei a diventare anche lui a dare un saluto.